Ed eccoci qua al Palazzo Auricchio, siamo a Fashion Gold Christmas di Affonso Summa con una grande attrice, una grande presentatrice, lei è Roberta Scardola, ben trovata. Buonasera, ben trovati a voi. Sarai anche questa volta la presentatrice ufficiale di questa grande manifestazione organizzata da Affonso Summa. Sì, questo è il mio secondo Fashion Gold Party e oltre agli altri appunto che ho presentato, però in clima natalizio questo è il secondo in particolare, anzi Fashion Gold Christmas, proprio per l'occasione. Sono molto felice, sono felice di essere di nuovo qui, cambia la location e ci stupisce ogni volta Alfonso con la location e sicuramente anche con proprio lo spettacolo in sé, perché sono entrate dei nuovi stilisti, tantissimi premiati e anche di un certo livello, quindi è uno spettacolo a 360 gradi. Roberta Scardola, ha qualcosa in cantiere? Perché noi lo sai, noi di Occhio all'Artista Magazine ti seguiamo sempre, quindi anche qui al Fashion Gold Party Christmas di Affonso Summa vogliamo sapere qualcosa in più su Roberta Scardola. Ma cose diciamo imminenti, tornerò nel prossimo anno a fare teatro in giro per l'Italia e poi ho in cantiere la preparazione di un film per il cinema che andrà probabilmente nelle sale tra il 2019 e il 2020, ora stiamo un attimo vedendo, è una commedia brillante, poi tu lo sai, sono diventata anche tra virgolette ora, passatemi il termine, un'imprenditrice, perché ho aperto a Roma un negozio di abbigliamento glamour con mio fratello, quindi diciamo che gli impegni ci sono e ci mettiamo tutti noi stessi sempre. E sicuramente, poi noi a Napoli ti adoriamo, quindi viva Roberta, in bocca al lupo per stasera e buon Natale. Crepi, naturalmente, buon Natale a tutti, a voi e anche io adoro Napoli proprio profondamente. Siamo con una grande giornalista qui da Affonso Summa che riceve il premio alla carriera, una giornalista veramente doc che troviamo come addetta stampa in vari eventi, in varie manifestazioni e poi come dicevamo anche nel privato all'attivo Cannes, Sanremo. Signore e signore, Maria di Vice Domini, buonasera. Ciao Giuseppe, è un piacere per me essere intervistata da te, non esageriamo, io mi autodefinisco un'operaia della comunicazione. Però vanto una sola cosa, nel fatto che non mi sono mai fermata sul territorio napoletano, ma ho voluto sempre andare oltre come inviata grazie al mio direttore Antonio Sasso del quotidiano Roma, grazie al compianto Paolo Mosca, grandissimo giornalista che ho avuto il privilegio di avere come direttore di VIP, e a Roberto Alessi, direttore di Visto. Io ho avuto la possibilità di essere più volte inviata a festival internazionali come Venezia, come Cannes, come Sanremo, come il Festival di Roma ovviamente, ma Roma per me significa città, significa casa, perché la città dove io sono nata e dove ho anche una casa, insomma, quindi vivo, mi divido tra Roma e Napoli. Che cosa vuol dire ricevere un premio, Maridì? Ma è una cosa molto bella, è un riconoscimento sicuramente a una grande passione, a uno stravolgimento della mia vita, perché io non nasco come giornalista, a differenza di mio fratello che non era neanche maggiorenne, già scriveva di articoli su Matchball, io ho cominciato la mia carriera come giornalista in una seconda battuta, perché prima ho fatto l'esame di abilitazione alla Corte di Appello di Napoli come avvocato, quindi ho esercitato la carriera forense e quando mio fratello mi ha catapultato nel mondo dei festival, è chiaro che io ho cominciato ad innamorarmi dello spettacolo, dell'audiovisivo e perché no sicuramente del giornalismo, che oggi costituisce sicuramente la mia più forte passione. Che bello, Maridì Vice Domini, una giornalista vera, noi siamo onorati di averti intervistato e ti auguriamo buon Natale e complimenti per il premio. Ti ringrazio, questo premio lo dedico alla mia adorata piccolissima nipotina Nicole, che ha 5 mesi. Complimenti, grazie. Una grande attrice che è Nina Soldano, palazzo buonasera. Auricchio, un bellissimo palazzo, suggestivo.
affascinante. Io sono entrata e sono rimasta colpita da queste luci, no? È molto accogliente, un po' arabesco se vogliamo, insomma mi rappresenta anche un po', e quindi ben venga. In più io ricevo un premio stupendo alla carriera, ma io sono, come dire, sono gioiosa in questo senso. Come ricevere questo premio? Appunto, insomma, racchiude insomma anni e anni di carriera, quindi significa che qualcosa di buono ho fatto in questi anni, e il fatto che vengo riconosciuta poi in una città come Napoli, insomma, che mi ha adottata ormai dal 2002, quindi parliamo di quasi 16 anni e mezzo di militanza qui, e no, sono veramente molto contenta. Sì, e poi sei, come posso darti del tu, sei proprio come un personaggio che noi sentiamo proprio di casa, perché ormai sei nelle nostre case, quindi mi rendo conto, un personaggio molto familiare, sì, mi rendo conto. E questo a noi fa piacere, e poi sei una grande, grande attrice. Grazie, grazie mille. Io volevo invitarti a salutare i telespettatori e i lettori di Occhio all'Artista Magazine. Allora, Occhio all'Artista Magazine, un grosso bacio e buon Natale a tutti. Grazie mille. E siamo qui con il patron Fashion Gold Christmas Party del grande Afonso Summa, e onorati noi di essere tuoi partnership per questa edizione, ma anche per le scorse. Questo ci fa veramente onore, che tu sei uno che lavora, si dà tanto per questo, e ci fa piacere. Io vi ringrazio di essere con noi, vi ringrazio di essere sempre come noi, come partner. La cosa importante è le collaborazioni, lo dico sempre, la cosa importante è collaborare e avere partnership particolari, fatti bene, persone chiare e sincere. Quello come sono io ho bisogno di queste persone. Stasera ci sarà un po' di cambiamenti che abbiamo fatto, giovani stilisti, aziende un po' più importanti, ci sarà un'azienda che arriverà al 2020, un'azienda che porterà una cosa magnifica sulla passerella, che è nuova, l'abbiamo portata, che arriverà a Milano, e la cosa importante è che io ho bisogno di novità. Questa è la cosa importante. Ci saranno Michael Olivieri, ci sarà Roberta Scaldo come presentatrice, c'è tantissimi, Maridì che l'avevamo da molto, mi fa molto piacere come sezione giornalismo, Antonio Daddio lo ringrazio, ringrazio Nicola, ringrazio tutti. Afonso, noi ti diamo un buon Natale e ti facciamo tanti complimenti, perché tu sei uno che lavora bene e non si risparmia. Buon Natale a tutti, grazie del tuo pensiero, ti ringrazio di tutto e vi ringrazio tutti voi. Questa è la canzone napoletana, veramente possiamo definirla un usignolo. Complimenti per questo premio, la grande Maria Nazionale, buonasera. Grazie, mi fa sempre piacere ricevere dei premi, soprattutto stare con voi, insomma, stare con la bella gente, stare in compagnia, respirare un po' di aria sana, quella dell'ambiente. Maria Nazionale, noi l'abbiamo ascoltata la sua magnifica voce, interpretazione pochi giorni fa al Teatro Trianon di Napoli, veramente è stata una Maria Nazionale sensazionale. Con il fato della canzone napoletana sì. Classici portati musicalmente in chiave portoghese, e devo dire uno spettacolo davvero bello, riscosso un successone, per cui siamo contenti. Come ricevere un premio alla carriera? Bello, bello, fa sempre piacere. Noi vi facciamo tanti auguri di Buon Natale, se lei ci può dare tanti auguri di Buon Natale, un saluto ai telespettatori di Occhio all'Artista. Buon Natale, ragazzi. Tanti e tanti auguri. 2019, forte. Grazie, grazie mille a Maria Nazionale. A voi, buona serata. E siamo con Nicola Olivieri per questa grande serata. Riceverai un premio alla tua brillante carriera, un'attrice straordinaria. Grazie, sì, beh, sono molto onorata di essere qui questa sera. Poi, insomma, un evento anche in parte dedicato alle donne, quindi non può che farmi piacere. Ti abbiamo visto ovviamente nella seguita fiction di Cesaroni, poi ovviamente sappiamo che tu sei una brillante attrice, sei sempre comunque carica, anche sui social, molto seguita, ma com'è l'impatto con il pubblico? Beh, devo dire che proprio attraverso i social ho trovato la possibilità di poter avere un contatto diretto con il mio pubblico, poter condividere dei momenti familiari con loro, ovviamente per mia scelta, quindi lo trovo un metodo molto democratico, perché puoi seguire chi ti piace e non seguire chi non ti piace, quindi insomma credo che sia molto carino. E poi attraverso i canali social spesso mi trovo ad essere confidente di moltissime ragazze, anche molto giovani, che confidano a me cose che magari non dicono a un genitore, a un parente stretto, quindi è anche
sotto certi punti di vista una grossa responsabilità che spesso non vorrei avere, che però credo sia fondamentale soprattutto in questo momento, perché purtroppo ancora le donne non parlano, ancora le donne tengono dentro di sé determinate cose che invece andrebbero sdoganate, denunciate spesso, quindi in qualche maniera trovo questo utile, e molte altre ragazze che insomma lavorano e utilizzano i social come me sono d'aiuto poi alle donne in generale, cerchiamo di mandare dei messaggi ovviamente sempre propositivi e di vicinanza. Cosa bolle in pentola? Tanti tanti progetti, adesso ho appunto proprio da pochissimo aperto questa nuova azienda online, SOS Beauty, che va incontro alle esigenze delle donne, visto che io sono appassionata comunque di beauty, mi è sempre molto interessato, ho voluto creare dei prodotti che appunto potessero aiutare le ragazze che mi chiedono spesso, quale maschera mi consigli, cosa mi consiglio, la pelle grassa eccetera, e quindi anche attraverso questo insomma posso condividere con le ragazze i miei consigli, i miei prodotti. Un saluto grandissimo e buon Natale a tutti i telespettatori di Occhio all'Artista Magazine. Occhio all'Artista Magazine questa sera qui da Alfonso Somma per questo grande party, non può mancare una sua figura storica per questa agenzia, modello, attore, un talento e poi elegantissimo questa sera, che è Nicola Coletta. Buonasera. Buonasera, grazie Giuseppe, grazie mille. Ti vedo sempre in tante cose, Nicola, come testimonial ti vedo sfilare e è un buon momento per Nicola Coletta. Insomma, non ci lamentiamo, si va avanti, anche se in questo settore ci vuole molta perseveranza e tanta positività e grinta e dedizione, quindi non ci lamentiamo e andiamo avanti. Tante belle cose, sì, qui al Fashion Gold Christmas di Alfonso Somma, un bel evento, belle aziende e bei giornalisti. Progetti, no? In pentola, ci puoi dire qualcosa, ci puoi anticipare qualcosa? E allora, insomma, qualcosina bolle in pentola, però non del tutto. Facendo esperienza sul set, alcuni cortometraggi e poi insomma continuiamo con ad andare a bollire. So che stai studiando tantissimo però. Esatto, sì, mi sono appena diplomato all'Action Academy di Roma, di Maria Grazia Cucinotti e Nando Moscariello, quindi sì, tanto studio. A me fa piacere averti tra i nostri intervistati questa sera qui, anche perché tu di questa agenzia sei proprio il testimonial, giusto? Dico bene? Sì, penso di sì, sì, quasi sì, cioè sì. Sì, con Alfonso insomma una bella collaborazione da tanti anni, io collaboro con tutte le agenzie, però con lui insomma ha investito molto su di me, investe molto, ci crede, e è giusto che sia così, no? Certo. Un produttore fatto bene. E noi ti facciamo i migliori auguri, ti auguriamo un buon Natale e poi se ci saluti i telespettatori e i lettori di Occhio all'Artista Magazine. Certo, intanto grazie mille, buone feste a te, buone feste a voi dell'Occhio all'Artista Magazine. Buone feste! E siamo con una grande attrice che stasera riceverà un bel premio per la sua carriera, la grande Antonella Stefanucci. Ben trovata. Ben trovati a voi, grazie mille veramente per l'attrice, mi fa molto piacere questa cosa, che col tempo io sia maturata e stia diventando sempre più un interprete, come dire, nel tempo, che è molto importante. Certo. Io ho conosciuto Raffaella Carrà quando ero ragazza, facevo questo programma, si chiamava Fantastico. Lei disse la difficoltà non sta nell'iniziale ma nel restare, certo, nel durare nel tempo. Infatti Antonella Stefanucci è un personaggio che noi napoletani la adoriamo, insomma ce la sentiamo proprio nostra. Vabbè, non è che io sia proprio popolarissima, però vedo che ci sono delle persone, soprattutto nell'ambiente pure come te, giornalisti, che veramente mi conoscono, che mi seguono, e certo, sono contenta. Non ho mai avuto queste grandi platee, però ho fatto delle cose, dei passaggi, no? Dalla televisione, certo, come a Tele Garibaldi, personaggi, oppure al teatro, anche un teatro classico, per esempio anche quest'anno io torno al Mercadante, certo, con uno spettacolo di Paolo. Insomma, mi definisco un'attrice trasversale. Certo. E com'è ricevere un premio alla carriera? Questo io e Lorenzo, proprio da te, vabbè, che può significare? Mi sono fatta vecchia. No, devo dire, è veramente una delle prime volte. È una bella cosa, che significa che hai una carriera, è la formazione di una carriera importante.
E Antonella Stefanucci avrà ancora tantissimo da dire, perché è una nostra attrice, una nostra interprete, e io credo che noi che siamo dei comunicatori dobbiamo comunicare le cose belle, le cose positive, e lei è veramente una grande attrice della nostra Napoli. Veramente vi ringrazio, mi fa molto piacere. Noi vi facciamo tanti auguri di Buon Natale, se ci può salutare il pubblico di Occhio all'Artista Magazine. Occhio all'Artista Magazine, Buon Natale. E siamo qui all'evento di Afonso Somma a Palazzo Auricchio, siamo con Gennaro Cassini, modello, attore, una persona che stiamo sentendo molto parlare ultimamente di lui. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Gennaro, un po' con i tuoi progetti, se ci puoi spiegare ai nostri telespettatori, ai nostri lettori di Occhio all'Artista Magazine, Gennaro Cassini in cosa è impegnato in questo momento? Allora, in questo mese ho vari spettacoli a teatro, delle collaborazioni con Cosimo Alberti, comunque sto studiando recitazione, stiamo lavorando bene comunque, stiamo puntando al cinema e ci sono persone in cui credono in me e credono, diciamo, nel mio percorso che sto facendo. Sta andando abbastanza bene per il momento, non tiriamo le somme, però va bene così. Infatti possiamo dire che questo è un momento bellissimo per Gennaro Cassini, perché ti vediamo un po' su tutti i giornali, ti stiamo vedendo un po' in tutti gli eventi, quindi voglio dire, è bello la condivisione, è bello mostrare la propria arte, no? Verissimo, verissimo, soprattutto collaborazioni tramite giornali, fa molto piacere a me vedermi su alcune riviste, visto che non ero abituato, molto emozionante, ma soprattutto varie soddisfazioni che migliorano il mio bagaglio d'esperienza, e andiamo avanti e proseguiamo per questa strada. Gennaro, noi ti facciamo tanti auguri di Buon Natale, e se ci saluti il pubblico di Occhio all'Artista Magazine, i nostri lettori e telespettatori. È un vero piacere essere stato intervistato da voi, in bocca al lupo, buone feste e tanti auguri di un felice anno nuovo e di un felice Natale. Arrivederci. Fashion Gold Christmas di Afonso Somma con l'Addetto Stampa, un grande giornalista, collaborazioni sia giornalistiche in nazionali ma anche televisive, radio, insomma, che più ne ha più ne mette per descrivere. Antonio D'Addio, buonasera. Grazie Giuseppe, tu sei sempre un amico e quindi esageri sempre, ma è un piacere essere intervistati da te. Abbiamo appena finito, quindi mi hai colto proprio sul finale della serata, e siamo tutti più sereni e sorridenti perché è andato tutto bene. I premi sono stati dati a tutte e cinque, le premiate sono venute con piacere a ritirarlo, sono rimaste molto contente anche da questa mattonella di vetri sul mare fatta proprio appositamente dagli artigiani per loro. Tutto benissimo e Buon Natale a tutti. Buon Natale a voi e un saluto vostro ai telespettatori e ai lettori di Occhio all'Artista Magazine. Sì, Occhio all'Artista Magazine è un giornale prima, e adesso diciamo un sito web, un giornale sul web, che è una televisione anche sul web che seguiamo, che sosteniamo, anche perché a questo giovanotto qua ce lo stiamo crescendo come giornalista, quindi fa solo cose buone di qualità. Seguite Occhio all'Artista Magazine. Grazie mille. Grazie a voi e Buon Natale.